Ciao ragazzi, benvenuti al riff di oggi. Vi suonerò un riff tratto dal metodo di Tony Oppenheim, Slap It. Per molti è considerato una sorta di Bibbia dello slap. Io non sono totalmente d'accordo, infatti consiglio, secondo me, il metodo di Slavresky, ad esempio, è molto più valido. Poi chiaramente io ho scritto anche alcuni metodi sullo slap, quindi se vi va di dargli un'occhiata, nella descrizione sotto vi lascerò i vari link. Il riff di oggi è in pratica un trucchetto molto utilizzato. Si tratta di incastrare quattro suoni e sono quattro suoni diversi. Allora, il primo è il re, adesso io parto dal re chiaramente, però una volta capito come funziona poi lo si può spostare, anche perché è fatto con la tonica, quindi chiamiamo il re come tonica, e poi la sua ottava. Il resto sono note morte. Allora, partiamo con un re colpito in thumb, col pollice, quindi della mano destra. 1, il 2. E un Emmeron fatto soltanto con la sinistra in cui vado a colpire la sua ottava. Quindi se io ho suonato Re tasto 5, corda di La, con l'Emmeron vado a suonare Re tasto 7, corda di Sol. Esercitatevi in questo movimento. 1-2. Capisco che inizialmente può non essere facile. Perché? Perché il dito nell'Emmeron deve cadere a martelletto se voglio un attacco bello deciso, altrimenti si rischia di non farlo suonare. Ok, esercitatevi un po' prendendo solo questo 1, 2, 1, 2. Perfetto. Quando vi riesce un pochino, andiamo avanti con i movimenti 3 e 4. 1, 2. Il 3 è una nota morta fatta sulla corda di La, quindi sull'ipotetico nostro re che stavamo suonando. E poi il 4 è uno strappato anche qua su un'ipotetica ottava, quindi sulla corda di Sol. Quindi viene fuori re, re, morta. Morta, re, re, morta, morta. Questo particolare incastro mi permette poi di farlo a velocità più alte. Ok? Poi viene spostato, in questo esercizio particolare di Oppenheim, viene spostato sul Si, Do, poi cromatico, Do diesis. Benissimo, spero di esservi stato utile in qualche modo. Mi raccomando, date un'occhiata ai miei esercizi in slap. Sul mio sito, tra l'altro, nei vari metodi ci sono tutti gli audio di tutti gli esercizi, quindi se volete farvi un'idea di come suonano le tecniche che suono, potete farvela ascoltandovi tutti gli audio. Poi ho messo anche molti video dove spiego proprio come suonarli, quindi avete molto materiale. Per qualunque cosa, se volete, scrivetemi, chiedete, io sono sempre qua a disposizione. Grazie a tutti, ciao, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e buona musica a tutti, ciao.